Buongiorno, salve Giancarlo, eccoci. Oggi parliamo della legge 104. È una legge che è stata introdotta nel nostro ordinamento nel 1992, per cui è una legge abbastanza storica. Di fatto però è una normativa complicata e non sempre semplice da comprendere. Alcuni tratti salienti senza entrare nello specifico e tecnico. Innanzitutto il presupposto dell'applicazione della legge 104 è una situazione di disabilità, ossia di handicap, che è diversa da una fattispecie di invalidità, nel senso che l'invalidità determina un accertamento specifico di uno status e che darebbe poi un vantaggio di tipo economico, mentre la legge 104, facendo riferimento a una forma di disabilità, dà un vantaggio di tipo assistenziale. Pertanto la legge 104 poi definisce questa situazione di handicap e di disabilità come una minoranza di tipo fisico, psichico o sensoriale, che è stabilizzata oppure progressiva, per cui dovrà poi essere verificata se andrà verso una stabilizzazione dello status. Ora, questa minoranza fisica, psichica o sensoriale deve determinare uno svantaggio di tipo sociale oppure una difficoltà di tipo lavorativo o una riduzione della propria autonomia. Come ho detto, ho parlato di una difficoltà lavorativa che è diversa da una situazione di incapacità lavorativa, perché abbiamo detto che l'incapacità determina una forma invece di invalidità. Qual è il principio alla base della legge 104? È un principio di equità. Il percorso è molto semplice e riguarda innanzitutto un invito a rivolgersi al proprio medico di base, che farà una certificazione medica, per cui farà una raccolta di un'anamnesi, di una storia clinica del soggetto. Dopodiché bisognerà inoltrare una domanda attraverso dei portali che sono telematici o rivolgendosi ad esempio a un CAF portando tutta la documentazione. Poi il passaggio fondamentale è la convocazione da parte dell'INPS per la visita medico-legale tipo collegiale. Quello è il fulcro risolutivo della fattispecie, nel senso che il verbale che uscirà da questa commissione ci dirà se il soggetto ha una situazione compatibile con la legge 104, per cui di un vantaggio di tipo assistenziale o meno. Ora, all'interno del verbale vi possono essere diverse situazioni definite di disabilità, per cui ci può essere una situazione non qualificata come grave, una qualificazione di handicap grave o una qualificazione di handicap con grado di invalidità superiore ai 2/3. In relazione alla diversa tipologia di handicap e di disabilità che viene diagnosticata dalla commissione dell'INPS, sarà poi dopo possibile avere o meno un vantaggio di tipo assistenziale. In concreto, questi vantaggi possono essere dei permessi e dei congedi lavorativi retribuiti, un'agevolazione fiscale per quanto riguarda ad esempio sia l'IVA che l'esenzione dal bollo auto, oppure la scelta prioritaria del posto di lavoro qualora il soggetto sia inserito all'interno di un ente pubblico, oppure delle prestazioni economiche da parte dello Stato. Ultima cosa da tenere in considerazione è che il vantaggio di tipo assistenziale e in qualche modo anche economico non riguarda solamente il soggetto, ma riguarda anche colui il quale svolge quest'attività di assistenza nei confronti del portatore di handicap o con una disabilità. Thank you.